Grazie Presidente. Sì, questa interrogazione nasce perché, continuando a lavorare sui territori, interessandoci chiaramente di quella che è la costa e del settore balneare, che è in una situazione chiaramente di attesa e di precarietà, ci siamo accorti che nella proposta di delimitazione del demanio marittimo inviata al Ministero non sono presenti gli allegati cartografici, né tantomeno questa proposta è stata pubblicata sul sito della Regione. Siamo andati a vedere anche come si sono comportate le altre regioni per capire qual è la situazione un po' in tutta Italia, visto che questa applicazione della direttiva Bolkestein poi riguarderà ovviamente tutte le coste italiane. Ci siamo accorti invece che Liguria, Veneto e Marche si sono comportati in maniera differente, cioè allegando le cartografie, grazie, e pubblicando tutto il materiale a disposizione ovviamente sia degli operatori esistenti sia dei cittadini che eventualmente fossero interessati ad inserirsi in questo settore. Ora, visto che questa regione si fa sempre vanto della propria trasparenza e della precisione con cui svolge i propri lavori, vorremmo sapere le motivazioni per le quali appunto non ci sono questi allegati e per quale motivo non si sia pubblicato in maniera trasparente e accessibile a tutti la proposta fatta. Chiaramente questi allegati permetterebbero oltretutto una decisione e una visuale più immediata di quella che è la situazione della nostra regione. Sì, gentile consigliera, la Regione Emilia-Romagna si è da subito attivata al fine di dare seguito a quanto disposto dalla legge 6 agosto 2015 numero 125. In data 1 ottobre 2015 è stato convocato un primo tavolo di concertazione nell'ambito del quale si è deciso di costituire un gruppo di lavoro coordinato dal servizio regionale competente e composto da un rappresentante di ogni comune costiero affiancato a un tecnico cartografico, da un rappresentante del servizio geologico regionale e da un rappresentante del servizio difesa della costa regionale. Il gruppo sopra menzionato si è riunito in data 7 ottobre 2015 concordando che entro il 26 ottobre 2015 fosse trasmessa al servizio regionale una relazione tecnica accompagnata a un'estrazione dei dati dal piano arenile in formato SHAPE o CAD, in cui evidenziare la profondità della fascia costiera di competenza, il posizionamento della dividente demaniale, lo stato di fatto degli stabilimenti balneari e o delle altre attività turistico-ricreative delle spiagge libere. Va peraltro evidenziato che tale modalità era stato oggetto di un comune accordo tra tutte le regioni facenti parte del coordinamento in materia di demanio. La trasmissione dei dati da parte dei comuni è stata ultimata in data 7 novembre 2015, corredata da relazione tecnica. Per quanto concerne modalità tecniche, 6 comuni hanno inviato file SHAPE, un file CAD e un TVFV e in 3 non hanno inviato documentazione cartografica. In data 18 aprile 2016, anche tenuto conto di quanto concordato nell'ambito del coordinamento delle regioni in materia di demanio, è stata approvata dalla Giunta regionale la delibera numero 550, alla quale, in considerazione della disomogeneità del formato dei dati tecnici, sono state allegate esclusivamente le relazioni tecniche. Tale atto è stato inviato in adempimento a quanto previsto dalla legge 125 sopracitata ai competenti ministeri con nota 26 aprile 2016. La pubblicazione sul Burert è stata fatta per estratto per consuetudine di economicità. Si chiarisce infine che la documentazione tecnica inviata dai comuni e agli atti del servizio competente e sarà trasmessa ai ministeri qualora richiesta. Ovviamente tale documentazione sarà resa disponibile a quanti la richiederanno. Per ultimo va richiamato che la titolarità del demanio marittimo compete ancora oggi allo Stato dal momento che alle Regioni è stato conferito soltanto l'esercizio delle funzioni amministrative per l'uso dei beni, mentre viceversa tutto quanto attiene al regime proprietario dei beni demaniali ed eventuale ampliamento delle limitazioni competente allo Stato che istituisce un sistema denominato SID, il sistema informativo demanio, accessibile sul sito del Ministero per le infrastrutture e trasporti, dove è riportato l'attuale Stato ed estensione del demanio marittimo. Proprio per questo la legge citata prevede la presentazione di proposte da parte delle regioni in merito alla delimitazione del demanio marittimo alle amministrazioni statali competenti, che provvedono poi ad attivare le procedure previste dal codice della navigazione per l'ampliamento o l'esclusione di aree del demanio marittimo mediante procedimenti di competenza statale puntualmente regolati dalle norme codicistiche. Sì, ringrazio per quella che in realtà la ritengo un po' una non risposta, nel senso che non mettiamo in dubbio che le cose siano state fatte in maniera legittima, ma secondo noi a questo punto non sono state fatte in maniera opportuna.
in quanto chiaramente siamo, come dicevo, non solo in un clima di incertezza, ma di estremo ritardo. Siamo in attesa di una sentenza che tiene in bilico uno dei motori principali dell'economia di questa regione. Ci voleva il massimo impegno, ci voleva il massimo impegno nei confronti del Ministero e fornire anche il materiale cartografico, non solo su richiesta, ma di spontanea iniziativa come hanno fatto altre regioni, avrebbe aiutato anche il Ministero a velocizzare questo processo, perché chiaramente avere una mappa dove si indica chiaramente qual è la linea, il dividente demaniale e quali sono le situazioni delle varie aree presenti nella nostra regione avrebbe velocizzato il processo. Non è trasparenza nei confronti dei cittadini e degli operatori balneari che da anni chiedono una soluzione al problema, visto che insomma, praticamente ogni settimana troviamo l'assessore Corsini, il ministro Costa, vari esponenti del Partito Democratico, del governo, delle amministrazioni delle città, della regione e anche del nostro governo a Roma, tutti dello stesso colore, venire sui territori e tranquillizzare tutti gli operatori, ci saremmo aspettati, o forse no, o forse ci date conferma, del fatto che si parla molto ma si agisce poco.